Salve a tutti ragazzi e bentornati. Io sono Stefano e oggi siamo su War Thunder, però con una battaglia realistica aerea. Ho voluto portare per la prima battaglia aerea su War Thunder qualcosa di italiano, diciamo dal sapore nostrano, e l'ho voluto fare con questo bellissimo aereo, il Mach-E 205 Serie 3. Uno dei miei aerei preferiti in quanto a linea e proprio stile, bellezza, in quanto veramente un bell'aereo da vedere. E un bell'aereo anche comunque da giocare, almeno su War Thunder. Per ora lo sto ricercando perché è sostanzialmente quasi stock. Non ho avuto molto tempo per sbloccare i vari pezzi, ma sto cercando di recuperare. Ad ogni modo, anche se non è un aereo full, si è comportato già bene nelle poche battaglie in cui l'ho portato. Vediamo oggi cosa riusciamo a fare contro inglesi e americani in questa battaglia. Direi che a questo punto ho settato l'inclinazione per il climb. È una rotta, sto cercando di guadagnare spazio e non andare direttamente al centro della mappa, laggiù, ma semplicemente guadagnare spazio per arrivare a una quota discreta. Non voglio strafare, arrivare ad altezze vertiginose. Mi accontenterò di arrivare a circa 2500-3000 metri di quota all'incirca, weppando. Userò molto il WEP in questa fase di climb perché è un aereo con un motore buono, sostanzialmente buono, non scalda molto e riesco appunto a portarlo fino alle quote dette prima completamente in WEP senza avere surriscaldamenti troppo importanti che poi risulterebbero fastidiosi in fase di combattimento magari, ecco. Per arrivare con un motore sostanzialmente fresco, diciamo così, tra virgolette. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Io direi che, giunti a questo punto, salto un pochettino quella che è la fase di climb, molto noiosa e non avrei poi molto altro da farvi vedere, e con un taglio rapido ci rivediamo ad azione iniziata. Ok, rieccoci. Siamo ormai nel vivo della battaglia, arrivato a una quota già parecchio ragguardevole e sono stato già ingaggiato praticamente da una coppietta di Spitfire. Sono più alti di me, quindi io me la gioco sulla difensiva, cercando di evitare i loro colpi, puntando il muso verso il basso. Ora il primo mi si è già messo in coda, quindi per l'appunto perderò quota, qui ho subito qualche leggerissimo danno. Ok, si stanno staccando e per ora devo lasciarli stare. Poi sono stati appunto ingaggiati dai miei alleati più alti e direi di concentrare le mie attenzioni, ok, anche lui sta lasciando, su quest'altro Spitfire, già più basso, che direi sia attualmente il bersaglio migliore, sì, migliore. Prendo un po' di quota e inizio a guadagnare la sua coda. Ok, possiamo tentare anche un tiro di pressione. Ah, giusto. Ok, perfetto, gli abbiamo spuntato le ali praticamente. Benissimo. Nel frattempo l'altro Spitfire è sopra di noi, molto pericoloso. Vediamo di utilizzare un po' i flap e chiudere una virata stretta. Ok, purtroppo anche il mio pilota non è stato molto skillato, anzi, è quasi a livello 0-1, giù di lì. Per l'appunto ho utilizzato poco gli equipaggi, come detto prima. Ad ogni modo, quello Spitfire alto è stato ingaggiato. Qui rimane un moschito e la squadra nemica è stata sostanzialmente già tolta dai piedi molto velocemente. Temo che non riuscirò a fare nulla neanche su questo moschito, esattamente. Forse
Proviamo ad alzare il muso e andare in direzione dello Spitfire, anche se è già stato ingaggiato, magari riuscire a fare qualche colpo per prendere degli assist non è una cattiva idea. Non è una cattiva idea per fare dei punteggi interessanti. Dato che il mio obiettivo per ora appunto è la ricerca di questo aereo, quindi più punti faccio e meglio è. Ad ogni modo avete visto come, ok, lo speed anche questo è andato. E ne sono rimasti solo due dall'altra parte. Quindi a questo punto cercherò di andare a colpire dei bersagli a terra e fare più punti possibili. Il punteggio diventa molto importante. E con gli obiettivi di terra sostanzialmente si fanno molti, molti interessantissimi punti. La nostra squadra è quasi intatta, quindi direi che la vittoria è già sostanzialmente nelle nostre mani. Dipende quanto tempo si prolungherà questa partita già decisa. Comunque sia. Ok, hanno trovato il PBJ, ma io non oso avvicinarmi, anche perché perderei un sacco di tempo che posso riutilizzare meglio ingaggiando i bersagli di terra. Comunque, questo è un aereo molto, molto buono, molto interessante, vi dicevo, che ha una buona, direi buona quota di climb, un climb rate interessante, abbastanza solido, tra le altre cose, è un aereo abbastanza solido, in grado di assorbire dei buoni colpi, che però a velocità molto, molto alte tende a diventare un pezzo di legna, un ceppo. Difficile, molto difficile da manovrare. Infatti bisogna spesso lasciare perdere gli attacchi diciamo immediati, magari alla fine di una picchiata il nemico si rende conto della vostra presenza, inizierà a virare o a fare delle manovre evasive. È inutile provare a correggere a velocità elevata al termine della picchiata, ma vi consiglierei più magari di riprendere quota. Riprendere quindi energia potenziale e riutilizzarla per un secondo attacco meglio organizzato. Questo è valido un po' sempre, ma con questo aereo direi che è ancora più indicato, è una cosa ancora migliore da fare appunto per il suo problema sostanziale di difficoltà nelle manovre ad alta velocità, che ovviamente a livello dell'aereo attuale mio, quindi praticamente stock, rimane molto molto più difficile. Ovviamente un aereo full avrà meno problemi da questo punto di vista, però comunque sia, se sono presente nell'aereo base continueranno a proporsi in maniera magari affievolita, ma comunque a farsi sentire anche al momento dello sblocco totale dei pezzi dell'aereo. Nel frattempo sto semplicemente distruggendo autoblindo, artiglieria antiaerea, tutti i vari bersagli leggeri in grado di essere distrutti dalle raffiche dei miei armamenti, che tra l'altro, parlando di armamenti, sono molto molto interessanti. Due cannoni da 20 mm che riescono a fare degli ottimi danni, e poi queste due mitragliatrici da 12,7, anche loro discrete, che con il giusto munizionamento che io al momento non ho, perché l'aereo è appunto praticamente stock e non ho sbloccato neanche i munizionamenti. Comunque, direi di interrompere e di continuare più tardi. Rieccoci, sono atterrato e ho effettuato in questo video un altro taglio. Purtroppo, questa è una di quelle partite che sovente capita in War Thunder, e purtroppo consiste nel fatto che l'ultimo rimasto si nasconde cercando appunto di, non lo so, allungare il brodo e non perdere il proprio aereo, cosa che ovviamente a chiunque dà fastidio perdere il proprio aereo, ma mi sembra esagerato, secondo me, dopo magari una critica che si può sempre contestare, ma dilungare una partita già segnata, effettivamente segnata sulla carta,
per non perdere un aereo. Sarà che io non, cerco di non farlo mai, anche se mi rode ovviamente perdere un aereo se sono l'ultimo rimasto, ma tendo comunque a fare magari l'ultimo abbattimento, cercare di dare il tutto e per tutto e concludere rapidamente. In questo caso i nostri alleati hanno terminato utilizzando l'ordine Vendicatore, che torna utile appunto in casi simili. La partita termina sostanzialmente qui con una vittoria. Purtroppo non mi ritengo molto soddisfatto, in quanto avrei voluto farvi vedere qualche abbattimento in più, magari, dato che questo è un caccia, e invece l'ho utilizzato quasi solo come cacciabombardiere, e ho distrutto parecchi obiettivi di terra, in realtà, durante il taglio. Abbiamo ricercato quasi completamente il compressore, abbiamo fatto in realtà comunque una partita interessante, buona, con una buona dose di punti data soprattutto dagli obiettivi di terra distrutti. Abbiamo comunque portato a casa un abbattimento su uno Spitfire con questi potenti cannoni da 20 mm che hanno fatto il loro lavoro, come è giusto che sia. Ora, questo era il Macchi 205, serie 3, aereo italiano, uno dei più bei caccia in assoluto. Per me, torno a ridirlo, è un aereo che vi consiglio, un aereo interessante, molto molto divertente, se usato nella maniera più corretta. Ad ogni modo, io non voglio prolungare ancora il video, vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto e ci risentiamo ovviamente alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, a presto.